Entriamo adesso in Italia, dove il maltempo ha colpito soprattutto le regioni del nord. Questa mattina Milano si è svegliata sotto un manto di neve, ma per sapere come i milanesi hanno reagito ci colleghiamo con Luciano Piscaglia che si trova a Piazza Duomo. Buonasera Luciano, allora qual è la situazione in questo momento? Buonasera, c'è un clima natalizio in Piazza Duomo in questo momento, dove i mezzi antineve del comune hanno lavorato fino a pochi minuti fa. Ora cade pioggia mista a neve, ma dalla tarda serata di ieri sono caduti su Milano circa 20 centimetri di neve. È scattato il piano antineve coordinato dal comune ed il traffico in città è stato ed è tuttora regolare. Non si sono registrati problemi particolari né in città né in regione. Ora un'attenzione particolare viene riservata allo spargimento del sale sui marciapiedi per prevenire la formazione di ghiaccio. E per l'intera giornata in città, come in tutta la regione, hanno lavorato i mezzi antineve dei comuni, coadiuvati da circa 1.000 trattori, la notizia è stata fornita dalla Coldiretti, che sono stati impegnati per l'intera giornata nella rimozione della neve, nello spargimento del sale. Una decina i voli cancellati negli aeroporti milanesi, ritardi si sono registrati sia a Malpensa, sia a Linate, sia a Orio al Serio. Particolari problemi, soprattutto disagi per i pendolari, ancora alle prese con il malfunzionamento del servizio informatizzato di gestione dei turni di Trenord, l'azienda che gestisce il traffico ferroviario regionale. Ancora oggi si sono registrati un centinaio di cancellazioni di treni in tutta la regione. 1.600 sono stati i senzatetto assistiti ed accolti nei centri gestiti dal comune e dal volontariato. Il comune di Milano ha diffuso la notizia che sono in funzione e aperti i centri di aiuto in stazione centrale ai quali ci si può rivolgere per segnalare persone in difficoltà. Secondo le previsioni sono da attendersi ancora nevicate nel corso della notte. Milano si potrebbe svegliare domani mattina sotto una coltre di circa 30 cm di neve. Questa è la situazione per ora su Milano e per quanto riguarda l'hinterland milanese. Per quanto riguarda invece il maltempo in tutto il nord Italia, ascoltiamo ora un servizio, vediamo ora un servizio del collega Federico Plotti. Da Milano per ora è tutto, il telegiornale prosegue al termine dagli studi di Roma.